Lei nasce come monaco e poi si avvicina al mondo dell'impresa. Com'è riuscito a coniugare nella sua persona le figure di Homo economicus e Homo reciprocus? Ma direi è stato un incontro un po' casuale, però poi ho notato tantissime affinità, nel senso che comunque sia un monastero che anche un'azienda hanno a che fare con le persone. Stanno in piedi e vivono solo se delle persone lavorano in un certo modo. Quindi questa unione appunto della centralità della persona credo sia l'elemento fondamentale. E secondo lei quali insegnamenti del motto benedettino ora et lege et labora potremmo traslare nel mondo dell'impresa? Allora, partendo appunto dall'idea che il cuore sia di un monastero che anche però di un'impresa è comunque la persona, appunto l'ora et lege et labora richiamano le tre dimensioni della persona, che sono appunto il corpo, lo spirito e la mente. Ecco, se noi riusciamo ad avere persone che all'interno anche di un mondo lavorativo sviluppano queste tre dimensioni, abbiamo persone che staranno molto meglio, che lavorano molto meglio e che creano un valore aggiunto a tutto quello che si fa. E quindi è possibile traslare l'immagine della casa di Dio nell'impresa? Sì, se intendiamo come casa di Dio un luogo non dove tutti diventano devoti, ma dove appunto c'è una tensione più profonda o più alta, ecco, in quello che si fa. Dare un senso nuovo all'operare, all'agire e anche al lavoro. Grazie. Prego.